Viola Vitale torna a Palermo, sua terra di origine, dopo aver lavorato per molti anni a Parigi nel settore della moda. Fin dal suo arrivo in città, la donna si mette alla ricerca del padre, un uomo che ricorda appena, ma a cui deve comunicare alcune cose di fondamentale importanza. Nel frattempo, Viola inizia a lavorare per una testata come cronista di Nera. Mediante questa nuova attività fa la conoscenza di Francesco Demir, ispettore capo. Dopo essere stata indagata per un equivoco per la morte di una donna, Demir si rende conto dello straordinario fiuto di Viola. Viola ha un superpotere particolare, sente, o meglio vede, i sentimenti degli altri attraverso i colori. Si chiama sinestesia. È la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi che nel caso di Viola le permette di associare colori specifici alle emozioni delle persone. L'ispettore Demir è sempre più colpito da lei, tanto da chiederle un aiuto per un'indagine non ufficiale riguardante un ragazzo. I due devono anche fare i conti con quell'invisibile filo d'attrazione che li lega fin da subito.